Detto non, Maurizio Costanzo Show, nuove parole su Luca Onestini, arriva il regalo dell'ex tronista. Raffaello Tonon e Luca Onestini sbarcano al Maurizio Costanzo Show, le parole dell'opinionista e il regalo del bolognese. Maurizio Costanzo Show, puntata ricca di componente di Grande Fratello VIP, quella andata in onda giovedì 14 dicembre. Tra gli ospiti, oltre a Giulia De Lellis e Daniele Bossari, c'era anche l'ormai inseparabile duo Oneston, rispettivamente formato da Luca Onestini e Raffaello Tonon. Tra una chiacchiera e l'altra l'opinionista 38enne di Milano è tornato a parlare del suo rapporto con l'ex tronista, riservandogli pensieri molto intense e profonde. Luca, invece di rispondere a parole, ha replicato con un bel gesto, ha riservato un bel dono all'amico, che ha portato entrambi a una passerella e a un simpatico siparietto durante il programma. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Non ha Onestini, puro, integerrimo, sincero e scatta il regalo e il siparietto. Tonon, incalzato da Maurizio Costanzo, è tornato a parlare della sua esperienza al GF VIP di Luca, è una persona pura, sincera, integerrima sulla vita e che è voluto del tempo per scoprirlo e ma ne è valsa la pena. È nata una bellissima amicizia, per sempre. Onestini ha ascoltato in silenzio, con l'emozione visibile nonostante il suo contegno. Un contegno che ha presto lasciato spazio alla goliardia e alla simpatia. Infatti, il bolognese, dopo l'intervento di Raffaello, si è allontanato un attimo dal palco per poi tornare con un regalo destinato all'amico, un giubbotto borchiato in pelle, non proprio lo stile dell'opinionista. Ma l'amicizia è anche questa. Tonon si è così infilato il capo d'abbigliamento e assieme all'amico, guidato dall'orchestra musicale, è passato lungo tutto il palco, salutando il pubblico e mostrandosi con il suo nuovo look. Maurizio Costanzo divide Luca e Raffaello, troppe chiacchiere. Altra nota di colore della serata è stata la divisione degli Oneston, infatti i due, dopo aver bisbigliato e chiacchierato mentre la trasmissione proseguiva, sono stati separati da Costanzo, che ha fatto sedere in mezzo a loro Giulia De Lellis, così che non potessero più comunicare. Il tutto in un clima ilare e disteso, un clima da Maurizio Costanzo Show.